quanto ho capito avete iniziato a scavare la pars rustica di una villa. Ma in tutto questo che cosa c'entra l'Amanzio? Come nasce? Perché va a sostituire la villa? Guarda, prima di tutto ti devo raccontare di Antioco e dell'Aurelia. Antioco era un liberto che bolla le tegole che venivano prodotte nella fornace a partire dal primo secolo d.C. I suoi bolli li ritroviamo in tutto lo scavo e per questo pensiamo che la costruzione dell'Amanzio sia strettamente collegata al suo arrivo a Vignale. Bella questa storia di Antioco! Guarda, se ne vuoi sapere di più posso farti vedere poi una sorta di documentario che ha fatto il nostro collega che si occupa dei video sullo scavo. Lo scavo che ci ha visto coinvolti a Vignale negli ultimi anni ci ha permesso di ricostruire la storia di alcuni uomini che hanno abitato e hanno avuto dei rapporti con il sito nel primo secolo d.C. Il punto di partenza di questa ricerca è stato il ritrovamento di alcuni mattoni che avevano tutti impresso lo stesso bollo. Come hai visto è rivolta a un pubblico di archeologi, quindi per te andrà benissimo. Poi se vuoi ti mando il link via email. Ah, perfetto, lo guarderò sicuramente. Ma invece dell'Aurelia che mi dici? Allora, ti dico che è l'Aurelia che cambia tutto, perché appunto è l'Aurelia che dà la spinta a investire e a costruire a Vignale. Infatti prima la fattoria, poi la villa che è collegata alla fornace e poi l'Amanzio che sicuramente comunque vive fino al V secolo, ci fanno capire della importanza appunto dell'Aurelia e sono tutte collegate appunto all'esistenza dell'Aurelia. La strada quindi porta investimenti a Vignale, ma questi investimenti ricadono poi tutti sull'Amanzio? Dai, no, svegliati, ti ho detto poco fa che Antioco arriva qui e impianta la sua produzione di tegole con le fornaci che abbiamo scavato 2 anni fa. È tutto un sistema di investimento che per questo periodo vediamo molto bene. Sì, scusa, dai, mi ero distratto. Forza, iniziamo a vedere l'Amanzio e cerchiamo di riportare la conversazione sullo scavo. Mi sembra che tu sia più a tuo agio a parlare di muri. Direi di iniziare dalla caratteristica principale che differenzia queste strutture da quelle della villa, cioè la tecnica costruttiva. Come abbiamo già detto, infatti, puoi notare che mentre i muri della villa sono in opera reticolata, quelli dell'Amanzio invece sono formati da laterizi. Si tratta in questo caso di tegole fratte, impiegate al rovescio e senza rimuovere la letta. Ma come? Il muro era fatto completamente di tegole? No, non ho detto questo. Solamente nella terra noi abbiamo ritrovato pochi laterizi e quindi pensiamo che questi costituissero il basamento, mentre poi tutto il muro fosse fatto di terra pressata. Ad esempio, vedi questo prospetto? Ho scelto di fare i muri, anche se i muri erano fatti di argilla, comunque poi ho scelto di colorarli con questa sorta di grigio proprio perché si suppone che fossero comunque poi intonacati. Bella questa ricostruzione, ma il suo punto di vista è questo? No, anche se devo ammettere che ci sei andato vicino. Il punto di vista che ho utilizzato è questo. Come puoi vedere dalla pianta di scavo, abbiamo messo in luce per intero uno dei lati porticati del cortile. E quante colonne ci sono? 7? Sì, le colonne sono proprio 7, mentre per gli altri lati possiamo emotizzarne 5 oppure sempre 7. Io ho studiato alcune stazioni di posta confrontate con questa planimetria e è probabile che l'ipotesi con 7 colonne sia quella più plausibile. E l'entrata dove doveva essere? Nell'ultima campagna di scavo abbiamo trovato questa soglia che per la legge di Murphy ovviamente continua oltre i limiti di scavo, però che possiamo comunque ritenere far parte del sistema di accesso alla stazione di posta. In questa pianta ipotetica, per esempio, l'entrata è rivolta sul lato sud, dalla parte del vecchio cortile della fattoria, che forse all'epoca dell'Amanzio era già un diverticolo dell'Aurelia. Ma quindi nel prospetto che mi hai fatto vedere poco fa avevi rappresentato l'entrata? Esattamente. Come puoi vedere, le porte d'accesso si aprivano su un piccolo ambiente porticato, mentre accanto all'entrata si doveva trovare una fontana, di cui abbiamo trovato tra l'altro un frammento della parte inferiore. Penso che l'edificio fosse disposto su 2 piani e poi inoltre vi posso mostrare anche questa veduta prospettica proprio per darti un'idea di come doveva apparire all'interno. Oh, bella questa ricostruzione! Ma l'hai fatta tu? Sì, per la tesi questo ed altro, però non distrarti, guarda i particolari. Allora, le colonne del cortile porticato, come vedi, che sono 7 per lato, sono affogate in un muretto di tegole fratte, che io ho rappresentato sempre intonacato. E qui il muretto non c'è, perché sono i punti di accesso al basolato.
I colori con cui invece ho caratterizzato i muri prendono libero spunto dagli intonaci che abbiamo trovato sullo scavo. Tutta la rappresentazione è frutto di diverse ipotesi, quelle per ora non falsificabili, e quindi il quadro, almeno per il momento, è verosimile. Quindi io mi devo immaginare che i viaggiatori che transitavano sull'Aurelia a un certo punto prendevano il diverticolo, entravano nella Manzio mostrando il loro visto e poi da lì entravano nel cortile e poi verso le stalle. Sì, e da lì dovevano raggiungere le stanze per la notte mentre i cavalli venivano messi nelle stalle, però ancora non abbiamo trovato né cubicola né stalle, che comunque dovevano essere probabilmente disposti attorno al cortile centrale. Ma quindi sulla Manzio abbiamo finito qui? No, di certo, ancora ci sono tante altre cose da rilevare. Ad esempio questo muro nord del cortile porticato, il 479. Un muro di reticolato precedente che è uguale come dimensioni, molto sottile, è uguale come dimensioni a quello che vediamo là, che è basso come punto di impostazione, perché vedi che il reticolato lì sotto è mozzato, cioè i cubilia vanno ancora sotto, ora è anche un po' ruotato, quindi questo effetto può essere esacerbato. Il reticolato viene tagliato, e qui si vede molto chiaramente, per inserire una base, e sulla base il solito la solita colonna di In altri casi, come per esempio il muro 90 o il muro 392, l'opera incerta viene rifoderata su di un lato dalle tegole fratte, quindi praticamente la Manzio si appropria degli spazi della villa. E nell'ambiente 15 vedete niente in questa fase? Nell'ambiente 15 viene creata un'area coperta sul lato ovest dell'ambiente, probabilmente un portico. Ce lo testimoniano il crollo di tegole e i pilastrini che appoggiano direttamente sul pavimento in cocciopesto. Probabilmente si trattava di una struttura accessoria della Manzio, però non so dirti niente di più specifico. Invece nella zona della canaletta succede qualcosa? Sì, nella zona della grande cisterna succede che... In questo punto si vede il saldarsi invece dei due interventi. Da qui in poi la struttura cambia, la struttura della canaletta, mannaggia le zanzare, la struttura della canaletta cambia e significativamente assume la stessa struttura che ha la canaletta che vedevamo accanto all'opera reticolata da Assuncino. Questa struttura è quindi un prolungamento del sistema idraulico che in una fase successiva, quindi nella fase di Antioco, porta l'acqua sempre dentro la cisterna. La riconversione degli ambienti della villa nella funzione di Manzio mi sembra molto interessante, ma voi avete messo in sequenza villa e Manzio solamente sulla base della sequenza stratigrafica oppure avete anche qualche indizio? E poi la Manzio viene costruita quando arriva Antioco, ma quindi avete qualche elemento per datare la villa in precedenza? Guarda, fino all'ultima campagna di scavo ne sapevamo poco anche noi, però lunedì il professore arrivò sullo scavo e... Il catalogo sulla villa dell'Elba dice una cosa, che l'impianto di queste ville è più antico del primo quarto del primo secolo d.C., epoca in cui noi ci muovevamo sulla base di Antioco. Hanno tutte questa caratteristica, cioè dell'opera reticolata che vi ho già detto non è una cosa frequentissima, c'è una bolla, fuori di Roma c'è una bolla di opera reticolata qua intorno, e tutte queste ville sono ville marittime di buona qualità e sono legate, diciamo, a livelli alti della società romana di Roma. Tutte quante queste ville hanno una fondazione, diciamo, prima età austea, ultimo quarto del primo secolo a.C., in un caso forse addirittura un po' prima, e tutte quante hanno una cosa molto simile alla nostra, cioè diverse fasi di ristrutturazione, e quasi sempre una importante agli inizi del primo secolo d.C., e poi tutte quante indistintamente poi hanno degli abbandoni un po' vari, ma quasi tutte finiscono nel secondo, tutte quante indistintamente hanno una rioccupazione in epoca tardiva. Diciamo, lo schema
è molto simile a quello che abbiamo noi. Secondo argomento, un elemento da Dante che io non avevo preso in considerazione. Nelle fornaci di lana troviamo molte dresse d'uno, anfore dresse d'uno, e pochissime scarti, resti di dresse 2-4. Allora noi possiamo vedere una cosa che tutti sanno, cioè che le anfore dressel 1 e dressel 2-4 sono in sequenza, le dressel 2-4 sostituiscono le dressel 1. La cosa interessante è che noi fotografiamo proprio questo passaggio, dressel 1, dressel 2-4, tante dressel 1, poche dressel 2-4, è una cosa da manuale. Quando si colloca il passaggio dressel 1, dressel 2-4? Teoricamente, se quella è la fornace di Antioco, e se Antioco sta nel primo quarto del primo secolo dopo Cristo, si dovrebbe collocare a questo punto nel primo quarto del primo secolo dopo Cristo. No, ignoranza mia. Leggo i sacri testi e i sacri testi mi dicono alla peggio 20 avanti Cristo. Allora ho cominciato a pensare che forse la cosa potesse essere scaglionata e che quindi Antioco possa arrivare in una fase successiva, quando le fornaci possono nascere prima di Antioco. Questo ce l'avevamo già detto, perché qui una tradizione di fornaci c'è, lo sappiamo. Quello che è interessante è che allora mi tornava abbastanza con il contesto urbano. Un impianto di primo secolo avanti Cristo, metà del primo secolo avanti Cristo, una trasformazione del inizi, il primo ventennio del primo secolo dopo Cristo. Su questa idea ho cominciato a lavorare. E ho cominciato a lavorare, dico, ma allora io dovrei vedere non due cose, ma tre cose. Dovrei vedere fattoria, villa, Villa Manzio dovrebbero essere scaglionate fra loro. Noi vediamo tre cose, no? Macroscopicamente, muri di pietra spaccati, muri di mattoni, di tegole, opera reticolare. Mi chiedo se queste tre cose non siano tre cose in sequenza, e che quindi ci sia una prima fase in cui c'è quella roba là, una seconda fase in cui c'è la villa o quel che sia che ingloba qualche cosa, e poi una fase di funzionalizzazione qui dentro che si infila qua in mezzo. È un'ipotesi su cui adesso dovremo provare a lavorare sulla base, con un'idea in testa, sulla base della stratigrafia. Se questo fosse vero, noi dovremmo trovare una sequenza stratigrafica che dica che la parte con i mattoni si attacca lì, e questo è vero. Il rapporto fra la villa e la parte con i mattoni è oscuro per noi, perché apparentemente sono, lì c'è opera reticolata, e noi ce l'avevamo spiegata come una differenza: dove c'è la villa, opera reticolata, dove c'è la Manzio, è solamente una differenza di funzioni che porta a una differenza di murature. Perché questo debba avvenire, francamente non me lo spiego. Quella del professore è solo un'ipotesi, che però al momento ci sembra la più probabile, anche se per diverso tempo abbiamo pensato che la Manzio e la villa, anche se comunque facevano parte di due interventi costruttivi diversi, comunque potessero essere più vicine tra loro come datazione. Comunque non è da escludere che magari i prossimi interventi di scavo possano far entrare in gioco altri fattori che possano far rivedere queste ipotesi. Bene, comunque ora mi sembra di avere tutto più o meno chiaro. Ah, sono contenta. Comunque, ovviamente sullo scavo ti dovrai orientare bene, però penso che dopo questa chiacchierata ti troverai alla grande. Ora però io devo proprio andare. Devo passare a vedere delle cose per la tesi in biblioteca. Dai, sono sicuro che ti andrà benissimo. Comunque, grazie mille per la chiacchierata e a questo punto penso ci rivediamo sullo scavo. Ma penso proprio di sì. Ciao. 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 Ciao Stefano, mi raccomando non farti scuovere dai cocci, no? Tranquilla, ormai sono uno di loro, mi trattano bene. Ciao, ciao. Ehi Ste, io vado a prendere qualcosa nel macchinetto e poi torno. Ok, tra poco.